tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di trasmissioni a cinghia, almeno nella parte iniziale, e andiamo a determinare, ad esprimere il rendimento di una trasmissione a cinghie e anche il rapporto di trasmissione, perché quello che abbiamo definito nelle lezioni scorse fa riferimento al caso ideale di cinghia inestensibile. Quando invece abbiamo visto dal punto di vista dinamico, nel momento in cui abbiamo dimostrato la legge di variazione della tensione ai capi in flessibile, che nel contatto della cinghia con la puleggia si verificano dei micro strisciamenti, quindi in realtà c'è un moto relativo, seppure molto, molto piccolo, tra la cinghia e la puleggia. Di conseguenza questo determina delle variazioni di velocità e quindi un rapporto di trasmissione che dipende, ripeto, anche dalla elasticità della cinghia stessa. Allora, per rispettare la schematizzazione che abbiamo fatto a suo tempo, vi rifaccio velocemente uno schema e portiamo avanti naturalmente questa schematizzazione arrivando ad esprimere, come vi dicevo prima, rapporto di trasmissione e rendimento. Allora, abbiamo qui una puleggia motrice ed una puleggia condotta. Operiamo una trasmissione del moto per il tramite di cinghie. Abbiamo considerato questo verso della omega 1, quindi qui c'è la coppia motrice, qui abbiamo una velocità angolare omega 2 con una coppia resistente che ovviamente si oppone alla omega 2, questo è il centro O con 1 e il centro O con 2 della nostra trasmissione a cinghie. Ok? Naturalmente questo è l'angolo di abbraccio per la puleggia motrice, lo indichiamo con alfa 1, e questo è l'angolo di abbraccio totale, alfa 2, della puleggia condotta. Bene, ma arriviamo subito al punto. Abbiamo qui due rami di cinghia, come vedete, che teoricamente sono rappresentati da due tratti rettilinei, no? Sarebbero questi due tratti qui. Allora, viviamo anche la relazione che ci dà la legge di variazione della tensione ai capi di un flessibile, che abbiamo dimostrato e l'abbiamo scritta in questo modo, cioè T con 2 meno QV quadro diviso T con 1 meno QV quadro, che è uguale a D alla F theta star, angolo di scorrimento che, come ben sappiamo, è diverso dall'angolo di abbraccio perché è presente anche un angolo di aderenza. Ecco, comunque così scritta la relazione corrisponde ad una situazione in cui la T con 2 è maggiore della T con 1. Naturalmente dobbiamo portare avanti questa schematizzazione per avere dei risultati ovviamente congruenti. Quindi, per quanto riguarda la puleggia motrice, abbiamo qui una tensione T con 1, come abbiamo già visto, e una tensione T con 2 che è maggiore della T con 1. Analogamente, per quanto riguarda la puleggia condotta, qui se isoliamo la puleggia condotta abbiamo una T con 1 e naturalmente una T con 2 nella parte inferiore. Ok? A questo punto puntiamo l'attenzione su un elemento di cinghia. Se io vado ad isolare un elemento di cinghia sul tratto rettilineo, questo è unicamente soggetto ad uno sforzo normale di trazione che è determinato dalla tensione T con 1 nel ramo superiore e dalla tensione T con 2 nel ramo inferiore. Va bene? Quindi andiamo ad isolare questo elementino di cinghia, che ve lo rappresento in assonometria ipotizzando di considerare per semplicità una cinghia piana piuttosto che una cinghia trapezoidale.
Quindi questo elemento di cinghia ha inizialmente una lunghezza che indichiamo con L0. La superficie trasversale di questo elementino la indichiamo con S, va bene? La sezione trasversale. Naturalmente questo elementino di ciglia è soggetto ad uno sforzo normale di trazione dove il carico è determinato proprio dalla tensione T. Non ci metto il pendice per il momento perché ovviamente il discorso vale sia se ho T con 1 sia se ho T con 2 ovviamente. Quindi in generale lasciamo T. Quindi questo elementino viene tirato e quindi è soggetto a sforzo normale di trazione. Ecco, se noi vogliamo andare a tenere in conto la deformabilità di questo elementino, piuttosto che considerarlo inestensibile, quindi di rigidezza infinita in senso assiale, dobbiamo entrare inevitabilmente nella teoria dell'elasticità. Naturalmente è un caso molto semplice e quindi possiamo esprimere la deformazione che subisce questo elemento di cinghia in questo modo, cioè come L meno L0 diviso L0, che è una grandezza adimensionale. Quindi la lunghezza che poi viene ad assumere, naturalmente qui esagero per mettere in evidenza l'effetto, la lunghezza che viene ad assumere l'elemento di cinghia per effetto dello sforzo di trazione è naturalmente L e quindi è maggiore, cioè in sostanza si allunga, va bene? Fino a raggiungere una lunghezza L che è maggiore di L0. Bene, la deformazione è uguale al delta L, cioè L meno L0, adimensionalizzata rispetto alla lunghezza iniziale. Ok? Bene. Dal punto di vista invece dell'equilibrio, noi possiamo esprimere la tensione normale che è presente su questa sezione in maniera molto semplice come il rapporto di T su S, cioè T è la risultante del sistema di tensione uniforme, cioè delle sigma, che è presente sulla sezione trasversale. Questa è una formuletta che vedrete nel dettaglio nel corso di scienza delle costruzioni, è una delle formulette del De Saint-Venant che fanno riferimento allo sforzo normale, in questo caso di trazione. Bene, ma questo fa riferimento agli spostamenti di deformazione, questo fa riferimento alle forze tensione, chiaramente ci vuole un legame tra la tensione e la deformazione. Questo legame è il legame costitutivo, che è caratteristico del materiale. Noi ci mettiamo nel caso più semplice di legame elastico lineare, che è rappresentato dalla legge di Hooke, va bene? Nella sua forma più semplice, sigma uguale ad E per epsilon, dove E è il modulo di Young ed è, diciamo, il coefficiente caratteristico del materiale, va bene? Ok, come vedete il legame è lineare. Bene, in considerazione di questi tre aspetti che sono standard nell'analisi del comportamento elastico dei materiali, anche se ovviamente il discorso è molto più complicato, noi possiamo fare delle considerazioni interessanti. Andiamo a vedere, accoppiamo tra di loro queste equazioni, va bene? Quindi vado per esempio ad esprimere dalla terza la epsilon, che è sigma diviso E, ma questo sigma è uguale a T su S, quindi abbiamo T diviso E S, ma dalla prima la epsilon è anche uguale ad L meno L0 diviso L0. Ok? Bene, se noi andiamo a guardare questa ultima uguaglianza, che è ottenuta, ripeto, combinando queste tre equazioni, che cosa otteniamo? Possiamo esprimere la lunghezza finale che ha questo elementino di cinghia in virtù delle caratteristiche del materiale ed in virtù, naturalmente, dello sforzo applicato, cioè della tensione. Quindi L sarebbe uguale ad L0T diviso ES, va bene, più L0, naturalmente è conveniente mettere in evidenza L0
e quindi ho 1 più t diviso ts. Va bene? Ok, allora questa riscrivo qui L al fine di poter incorniciare questa relazione. Ok? Vedete, c'è la lunghezza finale dell'elementino di cinghia che dipende dalla lunghezza iniziale, dalla tensione applicata, dal modulo di Young che è caratteristico del materiale e dalla sezione trasversale. Va bene? Sezione trasversale dell'elemento di cinghia. Bene, questo discorso è interessante perché, allora, se noi andiamo a considerare per esempio un piano qui, ok, che lo vedete rappresentato mediante una retta, ma sto considerando un piano perpendicolare a quello della lavagna, e questo lo vado ad indicare per esempio con sigma grande. Che cosa succede? Che la cinghia attraversa questo piano. Questo piano lo considero fisso rispetto al telaio, quindi se questo è il telaio della trasmissione a cinghia, questo piano io lo considero solidale al telaio, quindi di conseguenza è la cinghia che si trova in moto rispetto a quel piano, quindi attraversa questo piano con una certa velocità. Bene, allora se vado qui a fare una rappresentazione assonometrica per rendere le cose diciamo più chiare, che cosa possiamo qui rappresentare? Allora abbiamo questo elementino di cinghia che attraversa il nostro piano sigma, che come vi ho detto è un piano che riteniamo fisso rispetto al telaio, e lo attraversa con una certa velocità. Va bene? Allora, se indichiamo questa lunghezza di cinghia, va bene? Questa lunghezza di cinghia con dl, quindi un elemento infinitesimo in questo caso, se attraversa questo piano con una velocità v, ok, uniforme, perché immaginiamo di trovarci in condizioni a regime, quindi con velocità costanti, ok, che cosa succede? Qui ho praticamente un moto di attraversamento che è un moto uniforme, giusto? Rettilineo ed uniforme. E quindi io posso dire che lo spazio, che è rappresentato dalla lunghezza di questo elementino dl, è uguale a che cosa? Alla velocità per un intervallo di tempo infinitesimo dt, giusto? Velocità è uguale a spazio per il tempo. Quindi questo mi consente di andare a legare la velocità della cinghia con la lunghezza rispetto al tempo, quindi posso scrivere che v è uguale a dl in dt sulla base di queste semplici considerazioni. Ma noi sappiamo qual è l'espressione di L, perché L non è costante, ma è funzione, in particolare perché E è caratteristico del materiale, S è la sezione che è costante, L0 sarebbe la lunghezza, diciamo, indeformata del caso ideale di cinghia inestensibile, e quindi praticamente la L alla fine è funzione di T, giusto? È funzione di T. Bene, allora, se noi qui andiamo a fare riferimento a questa espressione, noi possiamo scrivere in generale che la dl, che la velocità, scusate, sarà uguale a dl dt, ma qui possiamo rappresentare anche la dl0 in dt, che rappresenta la velocità nel caso diciamo di riferimento, e quindi abbiamo v0 che moltiplica 1 più t diviso ES. Quindi possiamo passare da questa relazione che fa riferimento alle lunghezze a questa relazione che fa riferimento alle velocità. E come vedete la velocità della cinghia non è costante, ma dipende dalla t. Sarebbe uguale alla v0 nel caso in cui ho t uguale a 0, ma è un caso banale naturalmente. Invece è più interessante vederla in questo modo, cioè la V sarebbe uguale alla V0 nel caso in cui ho
una rigidezza infinita, ok? Cioè nel caso in cui E tende all'infinito, ovviamente è un caso ideale, che il denominatore va all'infinito e quindi la V è uguale a V0. Ma noi stiamo analizzando il problema proprio in considerazione del comportamento elastico della ciglia, quindi ne vogliamo naturalmente tenere conto, e questa è l'espressione che noi abbiamo ottenuto. Bene, allora a questo punto andiamo ad esprimere il rendimento di una trasmissione a ciglia. Allora, il rendimento è, per definizione, è appunto il rapporto della potenza, in questo caso meccanica, in uscita rispetto alla potenza in ingresso, ma la potenza meccanica in uscita sarebbe C con R omega 2 diviso la C con M omega 1, potenza meccanica in ingresso, giusto? Evidente che se non perdo niente per strada nella trasmissione del moto, è ovvio che queste due sono uguali, il rendimento unitario, quindi il caso ideale, va bene? Ma nel caso reale le cose non stanno in questo modo. Allora, attenzione, rifacciamo questo schemino, vale a dire, vado ad isolare la puleggia motrice ed ho considerato un verso di rotazione orario, quindi qui ho una omega 1 C con M e qui ho le due tensioni applicate che sono la T con 2 maggiore di T con 1 e la T con 1. Allora, dall'equilibrio alla rotazione, come abbiamo già fatto a suo tempo, noi sappiamo che la C con M sarebbe T2 meno T1 per il raggio R1, giusto? Quindi vado a sostituire qui in basso T2 meno T1 per R1 per omega 1, giusto? Vado a fare un analogo discorso per quanto riguarda la puleggia condotta. E qui ho un verso chiaramente congruente con quello, quindi orario, che è la omega 2, una C con R che si oppone, qui ho una tensione T con 1 e qui ho una tensione T con 2, sempre con T con 2 maggiore di T con 1 per come abbiamo impostato il discorso. Allora, in maniera analoga per l'equilibrio alla rotazione della ruota della puleggia condotta, posso anche qui scrivere T2 meno T con 1 per R2 omega 2, perché qui ho un raggio naturalmente diverso che è R2. È evidente che noi qui possiamo semplificare e rimane omega 2 R2 e sotto omega 1 omega 1 R1. Bene. Allora andiamo a tener conto di alcune osservazioni importanti. Allora, ricorderete che nel contatto si verificano dei microstrisciamenti. Non abbiamo scorrimento globale perché questo produrrebbe un funzionamento anomalo e quindi l'angolo di abbraccio è frazionato in una aliquota di aderenza e in una aliquota in cui si verifica, no, effettivamente questi microstrisciamenti. Però abbiamo anche precisato che l'angolo di aderenza precede nel verso di avvolgimento della ciglia sulla puleggia l'angolo di scorrimento. Quindi se guardiamo la puleggia motrice, come vedete il verso di avvolgimento in questo caso è orario, di conseguenza l'angolo di aderenza me lo trovo qui in una certa aliquota che dipende dal tiro, come abbiamo visto, giusto? Bene, ma vi dico questo perché praticamente noi dobbiamo fare riferimento a delle velocità periferiche, ok? Qui vedete compare la velocità angolare e il raggio, in realtà il raggio primitivo della puleggia, qualora si trattasse di una puleggia per cinghie trapezoidali. Ecco, ma la velocità della cinghia diventa uguale alla velocità
della puleggia in quel punto particolare soltanto se non c'è strisciamento, ok? Dalla cinematica, la velocità di questo punto appartenente alla cinghia sarà uguale alla velocità dello stesso punto appartenente alla puleggia solo se non si ha strisciamento. Quindi questo è vero dove? Sull'angolo di aderenza, o meglio sull'arco di contatto sotteso dall'angolo di aderenza, giusto? Quindi noi qui abbiamo una velocità periferica, una velocità periferica che la indico con V con 1, V con 1, che la indico con V con 1 e ho praticamente che questa è uguale ad omega omega 1 omega 1 R1, va bene? Quindi praticamente corrisponde a questo termine, a questo termine. Analogamente, se vado a guardare la puleggia condotta, anche in questo caso ho naturalmente un angolo di abbraccio totale, che è quello che ho indicato con alfa 2 nell'altro schema, ed ho un angolo di aderenza, anche in questo caso, che naturalmente per gli stessi motivi precede nel verso di avvolgimento quello di scorrimento. Va bene? Quindi anche qui possiamo dire che abbiamo, scusate, questa qui la indichiamo con V2, la indichiamo, questa sarebbe omega 1 R1, ok, no, lasciamo V1, va bene. Allora, se andiamo a prendere questo punto di contatto, siccome non c'è strisciamento, per gli stessi motivi ho una velocità periferica e la indico con V2, questo è V1, vediamola in rosso, con la V2 che è uguale alla omega 2 per la R2, giusto? Bene, allora questo vuol dire che il rendimento lo possiamo esprimere come rapporto di V2 diviso V1, ci siete? Cioè come rapporto delle velocità periferiche che sono presenti sulla puleggia. Ripeto, questo discorso lo posso fare soltanto se faccio riferimento all'angolo di aderenza, perché solo lì le velocità coincidono tra cinghia e puleggia. Va bene? Bene, ma noi abbiamo dimostrato questa relazione, questa relazione tra la velocità e la tensione che è presente, va bene? E allora qui io posso andare a sostituire, e che cosa ho? Ho una V con 0 che moltiplica 1 più la T con 1, attenzione, e S che è diviso la V con 0 per 1 più T2 diviso e S. V0 e V0 si semplifica e questo è quello che rimane come espressione del rendimento. Va bene? Riscrivo qui eta e vado ad incorniciare quest'altra relazione che, ripeto, è la relazione che ci consente di calcolare il rendimento di una trasmissione a cinghia. Naturalmente questo rendimento è minore di 1. Minore di 1, infatti, come vedete, al denominatore abbiamo la T con 2, quindi ho una V1 che è uguale a omega 1 R1, che però è associata alla tensione massima, cioè alla T2, ok? Mentre se vado a guardare la puleggia condotta, io ho una V con 2 che è uguale a omega 2 R2, che è associata alla tensione minima, cioè alla T con 1. Quindi il denominatore è ovviamente maggiore e quindi il rendimento, come deve essere nel caso reale, è minore di 1. Ecco, ritrovo eta uguale a 1, come vi dicevo, nel caso in cui e tende all'infinito. Va bene? Se e tende all'infinito diventa inestensibile e ritorno naturalmente al caso ideale di rendimento unità. Come ordine di grandezza qui abbiamo qualcosa che va intorno al 95% per avere un'idea dei rendimenti. I rendimenti meccanici naturalmente sono sempre molto alti e dipendono naturalmente anche da come viene realizzato anche il meccanismo di trasmissione.
Questo per quanto riguarda il rendimento, ma noi, come preannunciato, vogliamo arrivare ad esprimere anche il rapporto di trasmissione. Quindi il rapporto di trasmissione tau, per definizione, è uguale a omega 1 diviso omega 2. Ok? Qualche volta viene indicato anche come l'inverso, ma siccome solitamente, diciamo, viene effettuata una riduzione di velocità, la omega d'ingresso è solitamente maggiore di quella di uscita. Sono più rari i casi in cui si effettua una moltiplicazione della velocità. E quindi, in considerazione di questo, se la scrivo in questo modo, praticamente ho dei numeri non decimali, no? Dei numeri, diciamo, possono essere anche decimali, ma comunque maggiori di 1, per capirci. Va bene? E quindi è più comodo esprimerlo in questo modo. Bene, detto questo, per quanto riguarda il rapporto di trasmissione, qui compaiono le velocità angolari, ok? Ma a me fa comodo, avendo ottenuto una relazione su una velocità puntuale, fa comodo esprimere il rapporto di trasmissione piuttosto che in funzione delle omega, in funzione delle v. Ma nessun problema, perché noi sappiamo, proprio per quanto abbiamo appena precisato, che questa V con 1 è uguale a omega 1 R1, giusto? E quindi naturalmente la omega 1 è uguale alla V1 diviso R1, giusto? La omega 1. La omega 2, per lo stesso motivo, se vado a guardare questo punto qui, è naturalmente uguale alla V con 2 diviso la R2. Se considero l'inverso, naturalmente qui avrò R2 diviso V con 2. Ok? Bene, se noi qui andiamo ad isolare il termine R2 diviso R1, questo R2 su R1 che cos'è? È quello che abbiamo introdotto, diciamo, all'inizio di questo argomento, vale a dire il rapporto di trasmissione nel caso ideale, giusto? Il rapporto dei raggi primitivi delle puleggia, puleggia condotta e puleggia motrice. In questo caso, naturalmente, in considerazione del comportamento elastico della cinghia, naturalmente c'è un termine aggiuntivo, tant'è vero che qui ho un V1 diviso V2, va bene? Ma ogni velocità periferica la posso esprimere in questo modo e quindi procedo in maniera simile a quanto fatto per ottenere l'espressione del rendimento. Va bene? E allora io ho una V con 1, quindi qui ho V con 0 che moltiplica 1 più T diviso ES diviso V con 0 per 1 più T diviso ES. Allora, per gli stessi motivi visti prima, noi abbiamo che la velocità V con 2 è associata alla tensione T1, qui non vi confondete, e quindi qui ho la V con 1 sopra che è associata alla T con 2 e la V con 2 che sta sotto che è associata alla T con 1. Naturalmente V0 e V0 si semplifica e otteniamo la relazione finale del rapporto di trasmissione, non più nel caso ideale, ma in considerazione dell'elasticità della cinghia. La riscrivo qui, quindi ho tau che è uguale a R2 diviso R1, che ripeto, può essere considerato il rapporto di trasmissione ideale, ma qui c'è presente un altro termine, che è 1 più T2 diviso ES diviso 1 più T1 diviso ES. Questa è l'espressione finale del rapporto di trasmissione, ripeto, in considerazione dell'elasticità della cinghia. Va bene? Il contributo elastico naturalmente compare qui. Se tende all'infinito, quindi cinghia inestensibile, naturalmente questo termine va a zero. Ok? Bene. Allora, su questo siamo d'accordo. A questo punto io volevo concludere questa parte che riguarda le trasmissioni a cinghie con delle considerazioni che sono un po' più tecniche, un po' più progettuali, no? E vi accenno che
potete fare riferimento nella progettazione di una trasmissione a cinghie naturalmente a dei cataloghi tecnici che ci forniscono in sintesi queste informazioni che io provo a schematizzarvi. Diciamo, in genere è presente sui cataloghi tecnici un diagramma di questo tipo, dove sulle ascisse è presente la potenza meccanica da trasmettere, ok? Quindi qui avete la potenza che può essere espressa nei vecchi cataloghi in cavalli oppure in kilowatt, diciamo, nell'unità di misura attuale. E nella parte delle ordinate abbiamo i giri al minuto della puleggia motrice, ok? Della puleggia motrice, cioè quella che solitamente è callettata su un motore, solitamente anche un motore elettrico, va bene? Quindi in effetti qui abbiamo potenza meccanica e numero di giri che corrispondono alle caratteristiche, ai dati di targa meccanici di un motore elettrico, per esempio, o di altre tipologie di motore, ok? Quindi sono facilmente accessibili. Bene, questo diagramma è distinto in aree, in questo come ordine di grandezza abbiamo 105.000 come intervallo di numero di giri, che sono di più frequenti applicazioni. Qui nella parte di basse potenze e alti numeri di giri abbiamo una sezione Z della cinghia, queste sono informazioni commerciali, quindi ingegneristiche per capirci. Poi abbiamo un'altra area, naturalmente il tutto è in scala, questo è semplicemente uno schema per rendervi la cosa più familiare. Abbiamo la sezione A della cinghia, poi abbiamo un altro intervallo che qualitativamente è fatto in questo modo, quindi abbiamo la sezione B e poi abbiamo una sezione C. Per la verità ce ne sono anche delle altre, ma sono molto grandi, quindi che fanno riferimento a delle applicazioni particolari. Bene, quindi come funziona? Praticamente dalla potenza da trasmettere, il numero di giri della puleggia motrice, cioè del motore, puoi individuare un punto, no? Perché avete due coordinate, per cui su questo piano individuate un punto. Questo punto può accadere in una qualsiasi di queste aree. Ecco, supponiamo che questo punto, in questo esempio, cada nella zona B. Quindi vuol dire che noi dobbiamo utilizzare una cinghia di sezione B. Ecco, che vuol dire sezione B? Ecco, sempre dal catalogo avete queste altre informazioni. Allora, solitamente, nella stragrande maggioranza dei casi, abbiamo a che fare con cinghie trapezoidali per i motivi che abbiamo precisato la volta scorsa, perché abbiamo un coefficiente di attrito virtuale che è maggiore del coefficiente d'attrito effettivo dipendendo dai materiali, perché vado a sfruttare un effetto cuneo, no? Che è legato all'angolo di apertura della gola della puleggia e di conseguenza della cinghia. Ecco, questo angolo è pari, vi do qualche numero, quindi 40 gradi. Questa, la base maggiore di questo trapezio, la indico con A, dopodiché ho uno spessore della cinghia sulla sezione trasversale che indico con S. Attenzione, c'è un'altra informazione importante. Un'altra informazione importante è la seguente, che praticamente viene fornito dai costruttori anche questa lunghezza primitiva LP. Perché? Cerchiamo di dare una spiegazione un po' più ingegneristica. Ecco, nel momento in cui noi facciamo riferimento ad una cinghia piana, noi stiamo considerando una sezione rettangolare, ma molto, molto piatta, no? Cioè un rettangolo praticamente con uno spessore
con uno spessore molto piccolo. Ci siete? E questo è quanto noi abbiamo ipotizzato, nel momento in cui abbiamo dimostrato la legge di variazione della tensione ai cavi di un flessibile, ok? E quindi noi abbiamo trascurato questo spessore perché? Perché è trascurabile rispetto alla larghezza. Nel momento in cui abbiamo a che fare con una cinghia trapezoidale, dove lo spessore diventa notevole e comparabile con la dimensione della base maggiore del trapezio, per esempio, è chiaro che questo non può essere più fatto. E allora si fa riferimento alla lunghezza primitiva. Come abbiamo visto, l'accoppiamento della cinghia trapezoidale sulla gola naturalmente è tale per cui si ottiene rispetto, immaginate che questo sia per esempio l'asse di rotazione in maniera molto schematica della puleggia di accoppiamento, qui noi abbiamo a che fare con un raggio primitivo, perché se no dove lo misuriamo il raggio? C'è una differenza notevole tra la parte esterna della gola e la parte interna della gola, c'è una differenza di qualche centimetro. E naturalmente, siccome il rapporto di trasmissione, come abbiamo dimostrato, dipende dai raggi, se io vario i raggi di qualche centimetro è ovvio che ottengo dei risultati sballati. Quindi dobbiamo metterci d'accordo su dove andiamo a misurare in questo caso. Nel caso della cinghia piana, ovviamente l'errore commesso è trascurabile. Va bene? Ma qual è il riferimento? Il riferimento su questa linea orizzontale che ho tracciato in colore rosso, ecco, questo può essere assimilato all'asse neutro della sezione, perché in effetti la cinghia, nel momento in cui si avvolge, questo capita anche nelle funi, come vedremo tra poco, quando si avvolge sulla carrucola o sulla puleggia, in questo caso viene soggetta a flessione, cioè deve flettersi, ok? Perché si passa da un tratto rettilineo a un tratto curvilineo, perché, ripeto, deve avvolgersi sulla forma circolare della puleggia. Quindi è soggetta a che cosa? A flessione. Nel momento in cui si flette, la parte esterna della cinghia, che diventa un po' come la sezione di una trave, insomma, assimilabile sotto questo punto di vista, la parte esterna è soggetta a trazione, la parte interna è soggetta a compressione, perché nel caso della flessione abbiamo che la cinghia, in questo caso, perché di questa stiamo parlando, è soggetta sia a trazione che a flessione, e la divisione tra le fibre tese e le fibre compresse è determinata da un asse neutro, che sarebbe lo strato delle fibre neutre, quelle che sono soggette ad una tensione nulla. Va bene? Altra piccola informazione che può essere interessante: questo non è un materiale omogeneo, ok? Non è un materiale omogeneo, il comportamento è diverso, perché se voi provate a tagliare con la sega a mano, per esempio, una cinghia, voi troverete qui dei fili di acciaio nella parte esterna. Quindi questo è un materiale non omogeneo. Se vogliamo provare a fare un parallelismo, somiglia un po' al cemento armato, no? Che è una composizione di calcestruzzo e acciaio. Invece in questo caso abbiamo elastomero e questi cavi, questi fili di acciaio, che naturalmente vengono posizionati sulla zona delle fibre tese, proprio perché l'acciaio reagisce molto meglio a trazione che non gli altri materiali, e questo giustifica anche la simmetria nel posizionamento dell'asse neutro. Abbiamo fatto quindi anche delle considerazioni, diciamo, legate un po' alle caratteristiche elastiche, necessarie anche dal punto di vista puramente meccanico della trasmissione, perché, come vi dicevo, noi abbiamo questi riferimenti che fanno riferimento all'asse neutro, cioè ai raggi primitivi. Bene, ancora sempre con riferimento al catalogo vi voglio dare ancora qualche altra informazione. Queste dimensioni A e S in particolare, vi riporto qui qualche numero per avere, diciamo, una idea. Quindi, per le diverse sezioni, quindi abbiamo la sezione Z, la sezione A
B, C, D e anche E. Ok? Le dimensioni variano un bel po', qui abbiamo 10,6 in millimetri, quindi come vedete è una cinghia molto piccola, 10 mm, quindi un centimetro, la sezione massima del trapezio. Qui abbiamo 13,8, qui abbiamo 17,11, qui abbiamo 22,14, 32,19 e 40,25. Come vedete la sezione è molto grande, 40, quindi abbiamo 4 cm. Naturalmente ciò vale per applicazioni diciamo particolari, insomma per trasmissioni di grosse potenze. Naturalmente questo discorso ce lo ritroviamo di pari passo sulla puleggia, perché ovviamente dovendosi accoppiare cinghia e puleggia devono avere le stesse caratteristiche, quindi la puleggia deve avere le stesse caratteristiche, cioè la stessa sezione, va bene? Quindi per esempio se noi abbiamo una puleggia che può essere, come spesso accade, multigola, immaginiamo in questo caso che ce ne siano soltanto due di gole, e quindi qui va montata la, le due, in questo caso le due cinghie, in questo modo, va bene? E anche qui le caratteristiche più importanti sono naturalmente la sezione e il diametro esterno, e come vi ho preannunciato naturalmente il diametro primitivo, la sezione deve essere la stessa. Bene, concludiamo questa parte delle lezioni, vi voglio far vedere diciamo la realtà dei fatti. Ecco, questa è una puleggia che presenta due gole, e questa è la cinghia trapezoidale che si accoppia con questa puleggia, quindi quando noi la andiamo ad assemblare abbiamo qualcosa di questo genere. Ecco, queste informazioni che io vi ho sinteticamente rappresentato qui, ci tengo a precisare che se voi andate a leggere qui sopra, io leggo 2B, proprio stampato come fusione, 2B100, quindi che vuol dire? Che c'ha due gole, sezione B e il diametro primitivo che è 100 mm, sempre in millimetri. Se vado a guardare la cinghia, ok, vado a leggere qui sopra e naturalmente leggo B, quindi è la stessa sezione B perché si accoppia con questa evidentemente, altrimenti non si accoppierebbe, non si verrebbe a generare l'effetto cuneo di cui abbiamo parlato tempo fa. C'è un altro numero, c'è B30. B30 che cos'è? È la lunghezza, ok? È la lunghezza in questo caso espressa in centimetri, e qui ci sono anche le dimensioni, e infatti c'è anche il 17 per la sezione B che è questo. Va bene? Quindi queste informazioni sono le informazioni vere progettuali che poi vi ritrovate sugli elementi tecnici da assemblare veramente a valle del vostro progetto. Va bene, allora andiamo avanti ora con altre questioni. Ecco, sempre con riferimento alla legge di variazione della tensione, vi ricordate che noi siamo passati ad analizzare la trasmissione cinghia, però avevamo lasciato in sospeso un discorso relativamente ai freni. Abbiamo introdotto quattro tipologie di freni, ma ci manca il freno a nastro. Ecco, noi siamo ora in condizioni, abbiamo le conoscenze sufficienti per affrontare l'analisi di un freno a nastro, cioè la quarta ed ultima tipologia di freno che siamo andati a trattare. Bene, e allora andiamo a vedere come funziona un freno a nastro.
nel freno a nastro noi abbiamo un tamburo, tamburo rotante. Su questo tamburo viene avvolto un nastro che ha una forma piatta, ok, e andiamo subito a schematizzare. Immaginiamo, ci sono naturalmente diverse soluzioni costruttive, noi qui riportiamo un esempio per vedere quali sono le caratteristiche principali. Bene, allora, questa è la forza di azionamento del freno, in questo caso il freno a nastro. Qui abbiamo un tamburo che ruota, naturalmente rispetto ad una coppia, in realtà una doppia coppia di cuscinetti, no? Perché deve essere sostenuto naturalmente il tamburo su due supporti. Abbiamo un arco di contatto che è tutto questo, che lo indico direttamente con Theta Star. Perché? Perché questa è un'applicazione, ancora una volta, statica, non dinamica come le trasmissioni a ciclo. Quindi somiglia molto al caso della fune, vi ricordate, scorrevole su un cilindro fisso. Qual è la differenza qui? Che ho un moto opposto, cioè lì si muoveva, in quell'esempio, si muoveva la fune, il cilindro era fisso. In questo caso il nastro, cioè il flessibile, è fisso e ruota il tamburo, ma come discorso di moto relativo è la stessa cosa. Naturalmente l'angolo di scorrimento coincide con l'angolo di abbraccio, a differenza di quanto accade nella trasmissione C. Benissimo, allora diamo delle dimensioni, quindi supponiamo che questa sia la distanza A e questa sia il braccio L, e naturalmente conosciamo anche il raggio del tamburo. Va bene? Allora, quali sono le equazioni che noi possiamo andare a scrivere? Naturalmente dobbiamo ipotizzare un verso di rotazione. Immaginiamo che sia questo, cioè un verso orario. Naturalmente, per effetto delle forze di attrito che nascono al contatto, andremo a generare un momento frenante. Ovviamente un momento frenante si oppone alla velocità di rotazione del tamburo. Qual è l'obiettivo? È lo stesso di quello che fa riferimento ai freni a disco, ai freni a pattino, e freni a ceppi che abbiamo considerato fino ad ora, cioè trovare un legame tra MF e Q per il tramite delle caratteristiche geometriche dei materiali che corrispondono a questa tipologia di freno. Ok? Questo è il nostro obiettivo. Se volete lo schematizzo qui con uno schemino a blocchi. Io entro con la forza di azionamento che è Q e produco che cosa? Un momento frenante. Voglio vedere cosa scrivere qui dentro, cioè qual è l'equazione che pone in legame questi due termini. Va bene? Ok. Allora, a questo punto andiamo avanti, ma andiamo a vedere quali sono le equazioni che posso scrivere. Allora, sicuramente la legge di variazione della tensione. Legge di variazione della tensione che la devo scrivere, diciamo, ignorando l'effetto centrifugo, no? Perché è ancora scritta qui, eccola qua, no? Meno QV quadro, meno QV quadro. Questo è il termine centrifugo, va bene? Ma se noi andiamo a focalizzare la tensione su un elementino di nastro a contatto con il tamburo, per esempio qui, qual è l'effetto centrifugo? Zero, perché il nastro sta fermo, ok? È il tamburo che ruota, ok? Di conseguenza andiamo a scrivere questa relazione, la scriviamo in questo modo, basta che, diciamo, poi
tutto il resto sia sviluppato in maniera congruente, quindi E alla F beta star. Così scritta, praticamente ignoro l'effetto centrifugo per quanto appena detto e considero un articolo 1 maggiore dell'articolo 2. Va bene? Posso fare come voglio, purché ovviamente poi ne tengo conto. Questa è una delle equazioni. Facciamo così, così diciamo lo sviluppo risulta più schematico. Naturalmente qui dobbiamo avere un effetto, una T con 1 che è presente su questo ramo, questa è la T con 1, e qui abbiamo una T con 2 che è presente su quest'altro ramo, però ho ipotizzato una T con 1 maggiore di una T con 2, va bene? Come giusto che sia, perché questa deve determinare un effetto frenante, quindi deve essere opposto alla omega. Quindi un'altra relazione che possiamo scrivere è la seguente, cioè che in questo caso T1 meno T2 per R, che è il raggio del tamburo, è uguale al momento frenante, va bene? Perfetto, questa è la seconda equazione. E poi naturalmente l'equilibrio della leva, perché qui ho una leva di azionamento del freno. Se vado a fare l'equilibrio della rotazione della leva intorno a questo punto O, cosa posso scrivere come terza equazione? T2 per A deve essere uguale a Q per L. La terza equazione è T2 per A deve essere uguale a Q per L. Equilibra la rotazione della leva. Allora andiamo a sviluppare queste tre equazioni, le combiniamo tra di loro con l'obiettivo finale di andare a scrivere la relazione qui dentro. Va bene? Che caratterizza questo tipo di freno a nastro. Va bene? Ok, allora procediamo. Quindi MF uguale a T con 1, vado a sostituire la prima nella seconda e metto in evidenza, quindi ho una T con 2 che moltiplica E alla F theta star meno 1, meno 1 moltiplicato per R, e poi sostituisco qui la T con 2, quindi la T con 2 dalla terza sarà uguale a Q per L diviso A che moltiplica E alla F per la star meno 1 moltiplicato R. Va bene? Questo è l'espressione del momento frenante. Va bene? Vedete che la forza di azionamento del freno sta qui, ok? E poi c'è questo termine. Da chi dipende questo termine? Beh, dalla geometria, che dipende da L, quindi la lunghezza, cioè il braccio della forza Q rispetto al fulcro O, naturalmente dal braccio della forza T con 2, quindi A, dipende dal raggio del tamburo e soprattutto dipende dall'angolo di braccio. Naturalmente la variazione delle tensioni è di tipo esponenziale, quindi maggiore sarà l'angolo di abbraccio, naturalmente maggiore sarà il momento frenante che ottengo a parità di forza di azionamento e di tutto il resto. Ok? Benissimo. Ecco, però colgo l'occasione su questo freno, e poi faremo dei commenti anche sulle altre tipologie di freno, su quello che riguarda la reversibilità. Cioè non dovete dare per scontato che il comportamento del freno sia lo stesso variando il moto relativo. Tutt'altro, le differenze possono essere notevolissime, e questo è molto importante anche ai fini della sicurezza. E cambiando il verso di rotazione cambia il comportamento. Vediamo un po'. Allora andiamo ad ipotizzare per lo stesso identico freno semplicemente un'inversione di marcia, cioè una velocità angolare
che è opposta, è lo stesso freno, abbiamo solo invertito la marcia e il tamburo gira contrario. Allora uno potrebbe dire erroneamente che non è cambiato nulla. Bene, non è così, andiamo a dimostrare, va bene? Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui accade questa situazione. Allora, questa relazione la consideriamo ancora valida naturalmente, anche questa relazione, però evidentemente qualcosa deve cambiare. Che cosa cambia? Cambia che la T1 si trova dall'altra parte, cioè quella più grande di tensione non sta più qui sulla destra della figura, bensì è applicata dall'altra parte. Prendiamo questi punti con A e B, praticamente la T1 non è più applicata in B, T1 intendendo quella più grande perché è uguale a T2 e alla F theta star, va bene? Ma si trova applicata sul punto A. Tutto il resto naturalmente rimane uguale, però evidentemente è invertito. Andiamo a vedere che cosa succede. Ok? Quindi ci troviamo qui ora ad avere non più la T con 2, ma la T con 1, e qui non più la T con 1, bensì la T con 2, nel caso in cui abbiamo considerato un verso opposto di rotazione del tamburo. Va bene? E allora, vediamo un po' che cosa succede. Allora, ci conviene far riferimento sempre a questa espressione, intendo la numero 2, quindi ho che il momento frenante, però attenzione, qualcosa è cambiato. Quindi questa abbiamo cambiato le posizioni e va bene, però l'ultima relazione naturalmente qui compare nell'equilibrio dell'asta, ovviamente non più la T con 2 ma la T con 1, quindi questa qui la dobbiamo cambiare, va bene? Qui c'è T con 1, giusto? Bene, e allora scriviamola in questo modo, lasciamo la T con 1 e sostituiamo la T con 2, ma se vado a sostituire la T con 2 nella seconda, questa ci porta ad avere T con 1 diviso E alla F theta star che è moltiplicato per R. Se qui metto in evidenza, io avrò T1 che moltiplica 1 meno 1 per E alla F theta star per R, va bene? Vado a prendere la T con 1 dalla terza, cioè dall'equilibrio dell'asta, e vediamo che cosa succede. Andiamo a sostituire, quindi qui otteniamo che la T con 1 sarà uguale a Q per L diviso A, e qui abbiamo, facendo il minimo e multiplo, E alla F theta star meno 1 diviso E alla F theta star moltiplicato per. Questa è la relazione finale. Dello stesso freno, cambiando semplicemente il verso di rotazione. Come vedete, l'equazione è diversa. L'equazione è diversa perché a parità di Q, a parità di L, A, R, stesso freno, a parità di angolo di abbraccio e quindi di conseguenza di angolo di scorrimento, vedete che questi due termini sono molto diversi tra loro. Questo e questo. Qual è la differenza? Che c'è questo termine al denominatore. C'è un E alla F theta star al denominatore, che a parità di forza di azionamento del freno Q produce un momento frenante molto più piccolo che non nella situazione precedente. Quindi attenzione, perché questo è un comportamento forse non immediatamente intuitivo, ma che possiamo facilmente dimostrare, come abbiamo fatto in questo momento.
Bene, colgo l'occasione di questo discorso per aggiungere dei commenti anche per quanto riguarda le altre tipologie di freno che abbiamo considerato fino ad ora. Va bene? In particolare andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui invertiamo il moto nel caso di un freno a pattino ad accostamento rigido. Lo schema lo ricordiamo bene, è di questo tipo, e ricorderete senz'altro che noi abbiamo considerato il caso in cui questo, diciamo, nastro, poi come moto relativo, come detto, è anche, può essere una rotaia, quello che volete, abbiamo questa velocità e sulla base di questa abbiamo dimostrato tutto. Naturalmente qui riporto soltanto velocemente i risultati. Vi ricordate che abbiamo individuato una posizione della risultante come baricentro di un diagramma trapezoidale e poi di conseguenza, quindi questa è la M, questa è la T, e di conseguenza la loro somma vettoriale mi dà la risultante R totale, giusto? Bene, in sintesi noi abbiamo considerato in questo caso una coppia di azionamento del freno, giusto? E quindi il legame era tra la coppia e la R, oppure se volete la coppia è direttamente la T, che sarebbe la forza frenante effettiva che agisce sul nastro. Va bene? Questo angolo naturalmente è il coefficiente di appunto. Ma cosa abbiamo ottenuto? In maniera molto rapida abbiamo che questa è D, quindi possiamo facilmente scrivere che C uguale a R per D per l'equilibrio della rotazione intorno al punto O, e così siamo arrivati al risultato, giusto? Se poi sono interessato proprio alla forza frenante, la T sarebbe nient'altro che R per la tangente di Φ, R per il seno di Φ, e quindi di conseguenza la R sarebbe C su D per il seno di Φ. Ok? Ma io volevo mettere l'attenzione su questo denominatore che è D, cioè il braccio di questa forza rispetto a questo punto. Ok? Bene, andiamo a vedere ora la situazione in cui il moto è invertito, cioè la velocità relativa è quest'altra, moto inverso, inversione di marcia. Nel momento in cui questa velocità si inverte, il discorso cambia. Il discorso cambia non per quanto riguarda le forze di pressione, perché il modo di accostamento è lo stesso, la geometria è la stessa, le caratteristiche materiali, cioè il coefficiente d'attrito è lo stesso, la coppia è la stessa, ipotizziamo. Cambia solo il modo relativo. Quindi cos'è che cambia? È sicuramente il verso della T, perché se no, naturalmente, questa sarebbe la T sul pattino, ma la T sul nastro sarebbe opposta, cioè concorde alla VR, cioè abbiamo una forza motrice. Non può essere, no? È un assurdo. Va bene? E allora cosa accade nella realtà? Che praticamente questa R si gira dall'altra parte. Nel momento in cui si gira dall'altra parte, sempre dello stesso angolo, e quindi dell'angolo di attrito Φ, che è associato al coefficiente d'attrito, nel momento in cui andiamo a fare l'equilibrio, qual è il braccio? C'è una bella differenza, perché il braccio di questa forza rispetto al polo è diventato di grande, quindi c'è una grande differenza di D rispetto a D piccolo, va bene? E quindi siccome questa va al denominatore della forza frenante, praticamente a parità di C, cioè di coppia di azionamento del freno, io freno molto di meno. Va bene? Molto di meno, ed ho semplicemente cambiato il senso di marcia. Bene, un risultato simile lo ottengo anche per quanto riguarda i freni a C. Ok? Riguarda anche i freni a ceppi, lo possiamo schematizzare
velocemente, quindi questo è il tamburo del freno a ceppi. Noi abbiamo considerato soltanto il caso di ceppo corto e quindi di distribuzione uniforme delle pressioni al contatto. Abbiamo questa forza F di azionamento del freno, abbiamo una certa velocità angolare del tamburo. Se questa fosse la velocità angolare del tamburo, naturalmente qui al contatto cosa abbiamo? Abbiamo, puntando l'attenzione sul ceppo, abbiamo questa N normale, che sarebbe l'azione del tamburo sul ceppo, caso di distribuzione uniforme, naturalmente, quindi sotto le stesse ipotesi, e poi una T che naturalmente è diretta verso il basso come azione sul ceppo. Quindi questa sarebbe la R. Qual è il braccio della R rispetto al centro di rotazione, che ora è questo? È questo qui, e lo chiamo ancora il B piccolo. Se vado a fare l'equilibrio del ceppo alla rotazione intorno al punto O e consideriamo un braccio della forza che a suo tempo abbiamo indicato con A, va bene? Che cosa ottengo? F per A deve essere uguale a R per D, giusto? Nel momento in cui vado a considerare un verso di rotazione del tamburo opposto, che succede? Eh beh, questo rimane praticamente a parità di F, a parità di tutte le altre grandezze in gioco. Anche in questo caso la R cambia di verso. Cambia di verso perché questa diventa la forza tangenziale agente sul tamburo, perché si deve opporre alla velocità angolare. Per il principio di azione e reazione ho una reazione opposta sul ceppo, quindi morale della favola, anche qui questo R va verso l'alto, ok? Nel momento in cui va verso l'alto, inclinato sempre di fighe, l'angolo di attrito dinamico, che è questo, vedete che anche in questo caso io ho una variazione. Variazione del braccio della forza. Quindi attenzione che in queste tipologie di freni questo è quello che accade. C'è soltanto una tipologia che non è soggetta a questo comportamento, che è il freno a disco. Nel caso del freno a disco, vi ricordo la formuletta che abbiamo dimostrato a suo tempo. Nel freno a disco il momento frenante è uguale ad F coefficiente d'attrito per la forza di azionamento del freno, per il raggio medio, cioè il raggio interno più il raggio esterno, diviso 2. Come vedete qui compare soltanto il raggio medio, questo per il freno a disco, il raggio medio del disco, quindi il disco più è grande e meglio frena, sempre in considerazione della distribuzione delle pressioni che ha quell'andamento iperbolico che abbiamo visto a suo tempo. Però sicuramente incrementando il diametro dei cosiddetti dischi maggiorati, no? di cui sentiamo parlare in ambiente automobilistico, e però non compaiono altri parametri, viceversa qui compare D, ok? Quindi il freno a disco è l'unico che non è soggetto a questo cambio di comportamento nel momento in cui otteniamo una inversione del moto. Va bene? Ok, facciamo una breve pausa.